Questo è un tema, amici miei, che se non viene affrontato senza demagogia, vabbè, mandiamoli tutti a casa, per i clandestini va bene, ma il tema della integrazione, se non viene affrontato con serietà, rischia di creare gravi problemi nella società di domani. E lo dimostra il fatto che altri paesi che hanno una storia diversa dalla nostra, pensate alla Francia e alla Gran Bretagna, vecchie potenze colonialiste, noi eravamo un paese di emigranti, loro erano un paese al contrario di colonizzatori, di colonialisti. Francia e Gran Bretagna per tanto tempo hanno pensato di avere l'uno e l'altro il modello giusto per l'integrazione, i francesi l'assimilazionismo, dimentica l'identità di tuo padre, sei francese, gli inglesi il cosiddetto melting pot, mantieni la tua identità ma devi rispettare le leggi di Sua Maestà. Oggi quei due modelli sono tutti e due modelli che mostrano la corda, perché una delle grandi sfide di questo tempo è la dimensione biblica delle migrazioni e, come se non bastasse, il rapporto con l'Islam. Ecco, io vorrei che la politica, visto che la politica deve in qualche modo farsi carico del futuro dei nostri figli, cominciasse a occuparsi seriamente anche di queste cose, non solo di tutto quello che è quotidianamente sui giornali. E quando dico c'è un eccesso di propaganda e c'è un deficit di politica, mi riferisco proprio al fatto che anche su questioni drammaticamente serie si parla più per slogan o per assecondare la pancia piuttosto che per ragionamento, nel tentativo di far ragionare i cervelli. Ci fu, lasciatemi fare una battuta, una volta in cui personaggio in televisione dice: ah, perché io sono uno di quelli, sia ben chiaro, che dice quel che pensa. E a me scappò da ridere, gli dissi: sì, ma pensa quel che dici. E mi sembra che tante volte la differenza sia lì. Presidente, la Divina Commedia non è commestibile, se la si considera un alimento, ma è uno straordinario nutrimento invece per l'anima. Ecco, lei parlava di scelte fondamentali, di strategie. Quale politica culturale vede per questo paese? Allora, qui va detto che Tremonti ha smentito quella frase che gli è stata attribuita e che lei, pur senza citarlo, rievocava, vale a dire con la cultura non si mangia. Comunque, al di là del fatto che l'abbia detto o meno, il nostro è un paese unico al mondo in questo, ma unico in senso positivo. L'UNESCO ha stimato più volte che in Italia c'è oltre il 45%, a volte 48%, a volte 50%, del patrimonio culturale della umanità. Del resto, l'Italia degli 8.000 villaggi di Prezzolini, noi abbiamo una ricchezza che non è merito nostro, è merito delle generazioni che sono venute al mondo prima di noi, senza precedenti, senza uguali. Persino il centro più piccolo, con 500 anime, no? C'ha una pieve, una canonica, una chiesa, un rudere che in qualsiasi altra parte del mondo metterebbero subito, no? Ti farebbero persino pagare il biglietto per andarlo a vedere. Quindi noi abbiamo un giacimento culturale che è già di per sé una ricchezza. Non ce ne siamo ancora accorti, o meglio, lo diciamo ma non facciamo poi delle politiche conseguenti. Politiche conseguenti dovrebbero essere tutte le politiche di valorizzazione di questo patrimonio anche ai fini turistici, anche ai fini economici. Perché non è vero che questi giacimenti culturali non producono nulla, possono produrre molto. È chiaro però che qui dobbiamo capire bene anche cosa si intende per sfruttamento da un punto di vista turistico di questi giacimenti culturali. Io ad esempio penso che continuare con gli assessorati regionali al turismo, che se ne vanno in giro per il mondo a promuovere le bellezze della propria regione, significa non aver capito nulla. Oggi buona parte del business nel campo turistico, sapete da chi è determinato? Dagli arabi e dai cinesi. Un cittadino medio americano che decida di fare un viaggio in Europa, non in Italia, pensa alla carta geografica europea come noi possiamo pensare alla carta geografica degli Stati Uniti. Non dirà mai: voglio andare in vacanza in Abruzzo piuttosto che in Calabria. Roma-Venezia e poi magari Parigi-Praga. La dimensione è una dimensione globale, non è una dimensione regionale. È la ragione per la quale continuare a dire che le competenze sul turismo sono competenze prevalentemente regionali, secondo me significa
non dico buttare dei quattrini, a volte si buttano anche dei quattrini, ma significa non cogliere appieno quella che è la grande potenzialità del Made in Italy, dell'essere italiano, con tutte le implicazioni, perché Italia è un brand, un marchio nel campo culturale, nel campo paesaggistico, nel campo architettonico, nel campo della moda, nel campo dell'agroalimentare, della qualità della vita. È questo prodotto Italia che dovrebbe essere in qualche modo promosso nel mondo, ma dallo Stato più che dalle regioni. Per cui, nell'ambito del cosiddetto federalismo, cerchiamo anche di correggere degli errori che sono stati fatti. Il 117 della Costituzione, materia e competenza dello Stato, materia e competenza delle regioni, materie condivise. Io credo che ci siano alcune materie attribuite alle regioni che devono tornare di competenza dello Stato, in particolar modo il turismo, il commercio con l'estero. Il commercio con l'estero è già dello Stato. Alcune materie cosiddette condivise che devono essere date o tutte le regioni o tutte allo Stato. Perché non c'è nulla di peggio che mettere a cavallo tra Pescara e Roma alcune competenze, con il risultato che il più delle volte moltiplichi il peso delle burocrazie, moltiplichi la difficoltà di comprendere di chi è esattamente la competenza, con tutto il contenzioso che ne deriva. Uno dei problemi della società globale qual è? È quella di riuscire ad attrarre investimenti, no? Nel mondo ci sono risorse illimitate che devono essere attratte, no? Pensate ai fondi sovrani, ad esempio, no? Cioè i fondi di paesi come la Cina, gli Emirati. Perché l'Italia è uno dei paesi che ne attrae di meno? Ci sono tante ragioni, eh? Il problema della illegalità, l'immagine che l'Italia proietta di sé nel mondo. Su questo, quando si dice attenti, perché quella immagine dei rifiuti napoletani o il crollo di Pompei, sono colpi, come dire, da cui poi ci si riprende a stento. Ma una delle ragioni per cui abbiamo una scarsa capacità di attrazione è che se il grande investitore chiede, ma io voglio andare in Italia a fare la determinata iniziativa, e chiede al suo ufficio legale, al suo esperto, da chi dipende, qual è il livello decisionale? 9 volte su 10 si sente dire che non c'è un livello decisionale, è plurale. E in molti casi si sente dire alla domanda ma si può fare o non si può fare? Si sente rispondere dipende. E noi lo sappiamo benissimo che è così. E quando poi finisci nel drammatico contenzioso di competenze tra lo Stato e la Regione o tra il Comune e hai dei giudizi che ti arrivano dopo 10 anni quando va bene, ma chi è così fesso che viene a portare qua i suoi capitali se ci sono altri paesi che fanno invece a gara per attrarre investimenti, garantendo poche cose? In primis la certezza del diritto. La battaglia sulla giustizia è giusto farla, ma è giusto per garantire che non solo la legge sia uguale per tutti, ma per garantire tempi certi. Tempi certi però non può significare, e questa è stata la polemica forse più dura tra me e Berlusconi, il processo breve retroattivo. Vuol dire che da oggi stabilisci che c'è un tempo massimo entro il quale deve essere garantito se avevi ragione o avevi torto, ma non puoi furbescamente, per risolvere qualche problema di natura particolare, rendere retroattivo il processo breve e mettere tanta gente che era stata vittima del reato. Perché c'è l'attenzione a pensare sempre al responsabile del reato. Mi piacerebbe guardare alla vittima del reato. La vittima del reato che si sentiva dire, sai che c'è di nuovo? Che quel processo che hai intentato, hai già pagato l'avvocato, è 3 anni che sei lì che aspetti, non si fa più. Perché da oggi tempi certi per il processo, non solo per il futuro, ma anche per l'arretrato. Beh, credo che dire di no ad una legge del genere sia stato moralmente... Ecco, vede? L'etica pubblica è anche questa è etica pubblica. Presidente, lei ha parlato prima di cultura e di arte, ovviamente ha toccato un nervo scoperto per l'Abruzzo, la quinta città d'arte italiana purtroppo non c'è più, o praticamente è distrutta. E questo è un problema che noi avvertiamo davvero in maniera molto forte. Abbiamo ascoltato tante promesse, abbiamo visto tante visite
tanti incontri. Lei cosa... Ma guardi, che idea si è fatta? Io credo che proprio sul tema, che è stata una tragedia nazionale, la voglia di strafare, questo gusto di dire che tutto è fatto, che tutto va bene, che lui è il più bravo del mondo, abbia determinato una giusta reazione. Mi spiego meglio.